Il Paleolitico fu un periodo di continui cambiamenti climatici. La prima di una serie di glaciazioni avvenne circa 680.000 anni fa. Un clima gelido si abbatté sull'America, l'Asia e l'Europa. Molte terre vennero coperte da ghiacciai, al limite dei quali crescevano cespugli, muschi e foreste di pini e abeti. Molti animali come la renna e il mammut, il bisonte, scesero dal nord per vivere nelle vaste pianure fredde. A questa prima glaciazione ne seguirono altre tre che si alternarono con periodi in cui il clima era più mite. L'ultima glaciazione provocò l'estinzione dei mammut, dei mastodonti, degli orsi, delle caverne e dei rinoceronti lanosi. Le terre emerse si ricoprirono di foreste e boschi di conifere. Si diffusero mammiferi come il topo selvatico, gli uccelli migratori e il cervo dalla coda bianca. E durante il periodo delle glaciazioni, circa 300.000 anni fa, si sviluppò il famoso uomo di Neanderthal, chiamato così dal nome del luogo in cui sono stati ritrovati i suoi resti fossili, la valle di Neander, in Germania. Questa specie di Homo viveva in terre caratterizzate da un clima molto freddo, in cui scarseggiavano piante e frutti di cui cibarsi. Per questo diventò un abile cacciatore. Seguiva le mandrie di animali di grossa taglia e cacciava in gruppo i mammut, rinoceronti lanosi, buoi muschiati, orsi delle caverne. Questi animali, oltre a una buona riserva di carne, gli fornivano pellicce per proteggersi dal freddo. Viveva in clan che comprendevano più famiglie, in caverne o capanne costruite con ossa e pelli di animali uccisi durante la caccia. Furono i primi a seppellire i propri defunti. L'uomo di Neanderthal costruiva strumenti piuttosto elaborati in selce, in legno, osso o corno. Per esempio pugnali e lunghe lance in legno con all'estremità una punta di pietra molto tagliente. Oppure i raschiatoi per sgrassare e raschiare le pelli degli animali uccisi. L'uomo di Neanderthal si estinse circa 30.000 anni fa, ma non se ne conoscono ancora con certezza le cause.